Le anticipazioni, tra poco la prima edizione di TG Veneto News, parleremo del virus West Nile, la febbre del Nilo, quarta vittima del virus in Veneto, si tratta di un'anziana veneziana da 15 giorni in ospedale, la prima vittima anche di West Nile nel veneziano, 4 nuovi ricoveri poi a Padova, il totale sale a 45, il Veneto è la regione con più casi in Italia, di conseguenza la più colpita. Parleremo anche del grande caldo e della siccità, le piogge di questa notte, di questa mattina non hanno portato a molto perché è prevista una nuova ondata di caldo, il picco poi tra mercoledì e giovedì, una nuova ondata proprio di caldo africano che porta gravi conseguenze nei campi e in particolare andremo a vedere la situazione della vendemmia anticipata di un paio di settimane. Parleremo di Covid, un brusco rialzo dei contagi, più di 8.000 casi in Veneto, stando al bollettino di Azienda Zero odierno. E poi invece c'è il deserto nei centri vaccinali per la quarta dose, meno del 5% dei fragili degli over 60 l'ha fatta e di conseguenza un nuovo appello a vaccinarsi. Questo e molto altro tra poco con la prima edizione. Quarta vittima del virus West Nile è un'anziana veneziana da 15 giorni in ospedale, 4 nuovi ricoveri a Padova, il Veneto è la regione con più casi in Italia. Caldo africano e siccità sono le cause che impongono di procedere alla vendemmia con settimane di anticipo, oggi la pioggia ma da domani torna il caldo africano. Le quarte dosi sono al palo, deserto nei centri vaccinali, meno del 5% dei fragili e degli over 60 l'ha fatta. Nelle ultime 24 ore brusco rialzo dei contagi, oltre 8.000 i nuovi positivi. Due incidenti mortali, a Vittorio Veneto muore un motociclista, nel veronese anziana fuori strada perde la vita, incidenti in aumento in Veneto nel post pandemia, all'ospedale Caffoncello di Treviso la firma della dichiarazione di intenti insieme all'US4 Veneto Orientale. Turismo, commercio e settore dolciario, a Verona si cercano lavoratori, 7.000 solamente nel mese di agosto, un'impresa su due non riesce a trovare personale. Sono quasi arrivati in Egitto i due ciclisti vicentini partiti alla volta delle piramidi il 4 luglio. La loro impresa solidale è stata però rallentata dai carri armati al confine con Gaza. Al Teatro Romano di Verona in scena Venerazioni, recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, un viaggio intercontinentale fra il reale e il verosimile divenuto oramai un vero e proprio culto. Prima edizione del TG Veneto News, buongiorno, l'avete sentito dai titoli, il Veneto è la regione più colpita in Italia dal virus West Nile, aumentano i casi ma aumentano anche i decessi, c'è la quarta vittima della nostra regione, un'anziana di Mira che è anche la prima vittima del veneziano, tutti i dettagli collegata per noi Gabriella Basso da Venezia. Buongiorno da Venezia, siamo al Dipartimento di Prevenzione dell'Usla 3 Serenissima, parliamo di West Nile perché sono saliti a 4 i casi, decessi di soggetti causa appunto questa zanzara che è infettante. L'ultimo in ordine di tempo qui è l'Usla 3 Serenissima, una signora di 82 anni, ma sono 45 le persone infette nel Veneto portando la regione tra quelle con più
casi. Con me c'è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 3, Serenissima, Vittorio Selle. Allora, qual è la situazione in questo momento qui all'USL 3? Buongiorno a tutti. La situazione, direi, discretamente in linea con l'atteso di questo periodo. Abbiamo in tutto 12 casi. Ieri purtroppo abbiamo avuto un decesso, con una diffusione nei comuni abbastanza omogenea, insomma, ecco, non abbiamo rilevato territorio maggiore o minore. Sì, non abbiamo rilevato cluster, quindi all'interno dei 15 giorni e nelle distanze previste di 2 km, e quindi sono forme uniche. È sicuramente vero, non ce lo nascondiamo, che con ogni probabilità di fronte alle febbri le persone pensano più al Covid e corrono a fare il tampone. Ok, quindi possa esserci una quota che non è rilevata per questa sovrapposizione di patologie, insomma, questo certo potrebbe starci. Con me c'è anche la dottoressa Federica Boin, dirigente sempre del Dipartimento di Prevenzione, perché sono 12 casi, ma sono tutti un po' diversi. Esattamente, sono 12 casi che noi ripartiamo tra i casi con una West Nile neuroinvasiva, quella che preoccupa di più anche la popolazione, e abbiamo riscontrato 4 casi, tra cui la persona che è deceduta l'altro ieri, e 5 casi di febbre West Nile, persone che comunque hanno una situazione sotto controllo, anche se possono essere ricoverati per altri motivi, e per ultimo 3 casi di West Nile asintomatica, che è stata rilevata attraverso lo screening del sangue dei donatori, quindi questa attenta attività da parte di tutti i servizi immunotrasfusionali. C'è un po' di rischio, cioè la gente ha paura, ovviamente, perché dopo il Covid e West Nile comunque la gente ha paura. Certo, le cose importanti che continuiamo anche a dire e a ribadire è la protezione personale contro la puntura di zanzara. Sappiamo che comunque, per quanto riguarda l'epidemiologia di questa patologia, l'80% delle persone che vengono punte da zanzare infette avrà una patologia asintomatica, circa il 20% potrebbe avere una febbre e solo l'1-1,5% potrebbe avere una forma neuroinvasiva. Ecco. Parso dottor Selle, ma l'1,5% sta crescendo, insomma, questo numero di persone che rischiano di morire? No, perché è una percentuale relativa e resterà l'1% sul denominatore, resta comunque un 1-2%. Quindi, insomma, se il denominatore si apre, noi possiamo vedere succedere qualche altro caso. Ecco, questo sì, in questo senso, però deve aprirsi la platea. No, quello che mi interessava, se diceva Teresa Boin, è importante, perché noi in questi giorni leggiamo preoccupazioni da parte dei sindaci di garantire le loro popolazioni, sentiamo, come dire, le persone sanno che si usa il repellente, ma come un fatto così, invece sono strumenti che per quello che riguarda i comuni, la disinfestazione, l'attività larvicida nei tombini, nei caditoi e soprattutto nei fossati, che talvolta tendono un po' a sfuggire. E nelle zone rurali, adesso che c'è stata questa forte spinta all'irrigazione per sopperire alla pioggia, si formano sacche di acqua e lì più facilmente le zanzare e gli uccelli che poi portano il virus alle zanzare possono concentrarci. Quindi sono soprattutto le zone rurali, che spesso sono gestite dai privati, dove i comuni fanno fatica a intervenire. Quindi i comuni, noi abbiamo rinforzato, siamo in collaborazione, ci sentiamo con i sindaci spessissimo, fanno tutto quello che riescono nelle aree pubbliche, però è chiaro che qui il differenziale lo fa il privato in tutto quello che può fare, soprattutto nelle grandi aree. Benissimo, ringraziamo sia il dottor Selle che la dottoressa Boin. Da l'USL 3 Serenissima, maestra Venezia, è tutto. Lino può tornare allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Andiamo alla cronaca. Scoperta l'identità del cadavere fatto a pezzi ritrovato nella Digetto, in sacchi dell'immondizia, tra giovedì e domenica. Si tratta di Shefki Kurtin, a Padurazzo in Albania, ma residente a Badia Polesine. L'uomo avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 7 agosto, era sposato e in pensione. Le indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso per capire l'esatta dinamica della caduta. I militari invitano anche chiunque abbia notizie sulla vittima di mettersi in contatto con il comando dei carabinieri.
mentre è stato ritrovato ieri intorno alle 18.30 il 55enne di origine ucraina che era scomparso domenica pomeriggio nelle acque del naviglio Brenta. Il corpo è stato avvistato in acqua vicino a una bricola al Ponte di Mira davanti al municipio dove c'era anche della vegetazione ed è stato dunque recuperato dai vigili del fuoco e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento. L'uomo era scomparso domenica pomeriggio mentre stava trascorrendo la giornata in compagnia di un gruppetto di amici. Intorno alle 16.20 non si è chiaro né chiaro se sia caduto in acqua o sia invece calato, è stato prima visto in acqua e poi non è più riemerso e non si sa se l'uomo sia stato dunque colpito da malore mentre forse cercava in acqua un po' di refrigerio a causa del grande caldo. E ancora una tragedia in montagna, ieri pomeriggio a San Pietro di Cadore un 44enne del posto mentre stava facendo un'escursione nei pressi del Monte Zovo ha perso la vita dopo un volo di una novantina di metri. Tragedia in montagna ieri pomeriggio nel comune di San Pietro di Cadore. Claudio Silvestro Stadoan, 44enne del posto, mentre secondo quanto riferito stava facendo un'escursione nella zona del Monte Zovo, ha perso la vita precipitando nel vuoto, finendo dopo un volo di 90 metri sul Greto del Piave. A dare l'allarme per il mancato rientro scattato poco prima delle 17, un gruppo di amici che ne avevano ritrovato l'auto parcheggiata nelle vicinanze dell'orido dell'Acquatona. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Ad intervenire sul posto il soccorso alpino della Val Comelico e di Sappada, congiuntamente al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo, con i carabinieri e i vigili del fuoco. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e affidata al carro funebre. L'emergenza siccità stanotte e oggi la pioggia, ma è già prevista una nuova ondata di grande caldo africano con picchi previsti già per mercoledì e giovedì e dunque continua a preoccupare la situazione nei campi ed in particolare per la vendemmia che appunto a causa di questo cambiamento climatico inizierà anche con settimane di anticipo. In 60 anni io non ho mai visto una situazione del genere. Il terreno è arido, fiumi e fossi sono completamente asciutti e le piante iniziano ad essere bruciate dal sole. Quella immortalata a Sarego è una brutta cartolina che racconta come la siccità stia flagellando le colture. La vendemmia, annuncia Coldiretti, sarà anticipata di almeno 7 giorni rispetto all'anno scorso. Questo a causa delle temperature elevate e dell'assenza di precipitazioni. E come apertura vendemmiale si va verso il 15 di agosto. La speranza è quella che nei prossimi giorni arriva una perturbazione che abbassi anche le temperature, soprattutto notturne, perché sappiamo che le temperature basse della notte e sbalzo termico notte e giorno fa maturare l'uva e fa dare anche i sapori al vino poi. È ancora presto per dire come sarà il vino di quest'anno. Quel che è certo è che le vigne stanno soffrendo e nelle zone collinari, dove non è possibile irrigare, alcune piante rischiano di morire. Queste qua che vediamo sono tutte bruciature da caldo, cioè da alte temperature, 38-40 gradi. La pianta non ha, la foglia non ha più acqua dentro e quindi si brucia la foglia. Ma la situazione è critica anche in pianura. A Sarego c'è chi ha dovuto realizzare tubature lunghe 1 chilometro per raggiungere i rari pozzi che ancora contengono acqua. Bisogna pensare a dei bacini o micro bacini per avere l'acqua nel momento di crisi e soprattutto nei vigneti pensare ad una irrigazione a gocce per avere minor consumo d'acqua ma anche comunque minor consumo di energia. Un'altra faccia della siccità riguarda le malattie che colpiscono le vigne. I viti sono sotto stress ed è aumentato visibilmente, sono aumentate visibilmente due malattie patogene della vite, il mal dell'esca e soprattutto la flavescenza dorata.
Ed ora il Covid, brusco rialzo dei numeri della pandemia nella nostra regione con 8.009 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino di Azienda Zero. Si segnalano anche 22 decessi riportati nel bollettino nell'ultima giornata, in diminuzione invece gli attualmente positivi che sono 86.795 contro gli 89.351 di ieri, dunque meno 2.556. Mentre riguardo ai dati clinici, vi sono 1.091 ricoveri in area medica, dunque meno 9 rispetto al giorno precedente, più 43 invece nelle terapie intensive. E poi c'è la campagna vaccinale con le quarte dosi che però non partono, deserto negli hub vaccinali della nostra regione, meno del 5% dei fragili e degli over 60 ha scelto di proteggersi appunto con la seconda dose booster. È una schiera di sedie vuote, come vuoti sono i box dove medici e infermieri sono in attesa di vaccinare. Al centro vaccinale in Fiera Padova, il padiglione 6, è deserto. Finita la spinta propulsiva di inizio estate dovuta al picco di contagi da Omicron 5, che aveva riaperto la corsa alla vaccinazione dando una spinta anche alle quarte dosi e convincendo l'Istituto Superiore di Sanità ad ampliare la somministrazione della stessa anche agli over 60 e ai fragili dai 12 anni in su. A Padova, dal 1 agosto, visto lo scarso numero di richieste, si accede solo su prenotazione, anche se l'accesso libero alla fine viene tollerato ed è un lento e frammentato via vai, una goccia in un mare di persone che dovrebbero vaccinarsi. La quarta dose, avete deciso di farla? Sì, sì. Sa che praticamente, insomma, cioè, vi è arrivata la lettera a casa, voi come funziona? Ah, è arrivata la lettera? Ad ambedue. Hai voluto fare la quarta dose? Ma sì, ma perché secondo me, insomma, è stupido non farla, ecco. Cioè, chi non accetta di fare le vaccinazioni, personalmente io non lo capisco. Quarta dose del vaccino anti-Covid dunque ancora bassa. In Veneto la percentuale della popolazione raggiunta, solo il 4,7% degli aventi diritto, ovvero i fragili, gli over 80, gli over 60, i fragili dai 12 anni in su nella nostra regione, hanno fatto la seconda dose booster. È la fascia degli over 80 quella che più ha aderito alla campagna vaccinale, arrivando al 28,7% degli aventi diritto, segue la classe tra i 70 e i 79 anni con il 10,4%, solo terzi gli over 60, che si fermano a poco più del 6%. In fondo, ad un'ipotetica classifica per quarte dosi somministrate, l'USL Scaligera afferma il 2%, in buona compagnia con l'USL Ottoberica, poco sopra il 3%. Tra quelle più attive, la Polesana, che spicca con il 7,2%, segue l'USL 3 Serenissima con il 6% di dosi somministrate, l'USL 6 Ugane e quella Dolomiti si fermano a quota 5,7%. Parliamo ovviamente delle quarte dosi, e in fiera sono state fatte 4.100. Quindi poco più del 50%. Raccomandiamo sempre a tutti di continuare a fare la vaccinazione. Ci sembra che le persone con più di 80 anni siano quelle che hanno risposto di più al booster, ormai siamo ovviamente sopra il 40%. Per le prossime due settimane le attività vaccinali prevedono una riduzione, perché abbiamo visto un calo delle prenotazioni, e quindi ci si assesta su circa 2.500 slot aperti per questa settimana e anche per la prossima settimana. E dunque siamo ad agosto, numeri record per il turismo nella nostra regione, ma ancora permane il problema della carenza degli stagionali. Un'impresa su due non riesce a recuperare personale, solo a Verona si ricercano 7.000 figure. Nonostante sia il primo di agosto, non va in ferie la ricerca di personale. La Camera di Commercio ha stimato che le imprese veronesi cercano 7.260 dipendenti nel settore del turismo, nel commercio e in quello dei dolci da ricorrenza. Sono 1.290 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. La difficoltà nel reperire personale è stato il leitmotiv di questa stagione turistica, commenta Paolo Artelio della Giunta della Camera di Commercio. Il terziario sta cercando più di 2.500 lavoratori. Un'altra importante offerta di lavoro proviene dall'industria alimentare. Ad agosto iniziano le campagne produttive dei dolci natalizi, pandori e panettoni. Si cercano 1.060 persone, prevalentemente con contratto a tempo determinato. Tra di loro ci saranno i lavoratori della Paluani, ora interamente rilevata dalla Sperlari, che per il prossimo Natale ritornerà alla piena produzione, confidando anche su nuovi mercati.
Sono molto richiesti anche i profili relativi alle aree commerciali di vendita, 1100, quelli della logistica, 1370 e quelli della progettazione, 1000. I profili più richiesti sono quelli senza preparazione scolastica. Solo nel 9% dei casi si cerca personale laureato e in ogni caso solo il 18% delle assunzioni proposte prevede il tempo indeterminato. Due incidenti mortali ieri nel giro di poche ore in Veneto, tragico incidente stradale alla periferia di Casaleone, siamo nel Veronese, una pensionata di 82 anni è morta sul colpo dopo essere piombata al volante della sua auto contro la recinzione di un'abitazione, l'anziana ha perso con tutta probabilità il controllo dell'utilitaria a causa di un malore, l'impatto è stato violento e per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un altro tragico incidente mortale a Conegliano, dunque in provincia di Treviso, un motociclista muore nello schianto contro un'auto. L'incidente fatale è successo sulla statale Alemagna che collega la città del Cima a Vittorio Veneto. I soccorsi sono stati tempestivi, i sanitari hanno rianimato a lungo il centauro sbalzato a terra, ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate appunto a causa dell'incidente. La vittima è Graziano Bortolotto, aveva 67 anni e viveva a Conegliano. E dunque incidenti mortali in pericoloso aumento nel post pandemia, e questa c'è stata anche una firma all'ospedale di Treviso per un protocollo che vuole prevenire gli incidenti appunto in costante aumento dopo con la ripresa appunto della vita normale dopo il Covid, una dichiarazione di intenti che ha visto unire assieme l'ULS 2 Marca Trevigiana e l'ULS 4 Veneto Orientale. 38 vittime della strada da inizio anno e sono solo quelle registrate dal SUEM della Marca Trevigiana. Il Covid ci aveva tenuti a casa, abituati a muoverci meno. Ora che siamo tornati ad una vita normale, però, gli incidenti stanno aumentando, numeri che hanno velocemente superato il pre-pandemia. Una strage che va fermata. Al protocollo regionale si affiancano reti provinciali. All'ospedale di Treviso firmata la dichiarazione di intenti tra la conferenza dei sindaci dell'ULS 4 Veneto Orientale, quella dell'ULS 2 Trevigiana e le rispettive aziende sanitarie. 38 morti, ecco, dopo se vediamo anche il numero di persone che noi abbiamo, ecco, chiamiamole così, incidentate, nel senso che poi devono fare un percorso di riabilitazione, siamo oltre i 2100-2200. Vite spezzate, famiglie rovinate in pochi secondi e troppo spesso si tratta di giovanissimi. La strada è la prima causa di morte tra i 15 e i 24 anni, l'alcol, l'abuso di sostanze, ma anche la distrazione alla guida. L'effetto smartphone è dietro 3 incidenti su 4, leggere un sms, aprire una chat equivale a guidare a occhi bendati per 10 secondi, 100 metri al buio, è come avere un'arma in mano. Noi abbiamo bisogno veramente di un accordo, fare un tavolo con le autoscuole e chiedere che all'interno ovviamente della preparazione che fanno, la didattica che fanno loro per i quiz, venga inserito uno spazio, che diventa uno spazio importante, per spiegare ai neopatentati quali sono i veri rischi. Stanno raccogliendo filmati, testimonianze di ragazzi che hanno subito un incidente e che ora ne pagano le conseguenze, chi in carrozzina, chi con danni permanenti. 19.000 in media i feriti all'anno in Veneto, oltre 300 le morti sull'asfalto in 12 mesi. Quindi tutto il percorso di reinserimento e di riabilitazione, quando parliamo di riabilitazione non solo sanitaria ma anche riabilitazione e reinserimento, pensiamo lavorativo e sociale. Sicuramente nel caso della nostra conferenza di sindaci ci sarà cittadinanza attiva, con cui lavoriamo già assieme, con un gruppo di lavoro composto appunto da soggetti che vanno a rientrare a diverse aree, salute mentale, disabilità e tutti gli esiti che emergono rispetto a questo. Un supporto, un modello da esportare per saper gestire tragedie che mai nessuno spera di dover affrontare. Il sindaco di Musile ricorda i 4 ragazzi morti nell'estate del 2019. Delle situazioni che non siamo abituati fortunatamente a gestire. L'importante è adesso creare un coordinamento per arrivare nei prossimi casi, che purtroppo ci saranno perché gli incidenti sono all'ordine del giorno, in maniera preparata e soprattutto condivisa. E si parla di sicurezza anche a Verona, pronto un piano per i quartieri.
È stata a colloquio con il comandante della polizia locale Altamura tutta la mattina per avere una fotografia dei problemi, delle emergenze di Verona che le sono state presentate anche alla luce dell'attività svolta dagli agenti in questo mese di luglio. Il neo assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha preso atto, si è annotata problemi e criticità, ma il suo programma è chiaro. In queste settimane ho sentito molte sollecitazioni da parte dei vari enti, delle varie istituzioni. Io vorrei sentire anche la gente. Per questo da settembre organizzerà, preparerà incontri con ogni singola circoscrizione per rendere partecipi i cittadini, oltre che le istituzioni, a partire dalle periferie. Attiverà, in collaborazione con altri assessorati, canali dedicati per le famiglie per cercare di contrastare il fenomeno baby gang. Noi vediamo la manifestazione di disagio dei giovani, ma dietro quella forse ci sono delle difficoltà che passano prima attraverso la famiglia, quindi è un problema dell'essere genitori oggi, è un problema di riuscire a intercettare anche le dinamiche sociali molto veloci. Tutti dovranno concorrere a un lavoro in questa direzione, necessariamente, perché da soli nella polizia locale, nelle scuole, nelle famiglie che hanno peraltro i loro disagi possono, ritengo, affrontare il tema. I problemi di Verona sono quelli delle altre città, sono quelli di sempre, lo sa bene la polizia locale, che anche a luglio ha intensificato i controlli a Prada Val, sequestrando 4 etti di hashish, ha controllato 173 aree verdi, identificato 1.341 persone, effettuato 129 interventi per disturbo della quiete pubblica con 14 sanzioni, ritirato 4 patenti ad altrettante persone all'uscita di alcuni locali, rimosso 102 monopattini che intralciavano il passaggio, sequestrato una bici elettrica che faceva 45 km orari e che dunque praticamente era un motorino, elevato migliaia di verbali di cui 12 per guida in stato di ebbrezza, 4 sotto l'effetto di stupefacenti, 19 per guida con il cellulare, sequestrato 12 patenti false, grazie anche all'assunzione di 16 agenti a tempo determinato. Per noi è importante continuare il presidio del territorio, i numeri delle identificazioni lo dicono, siamo in una cabina di regia che è quella del comitato provinciale e vogliamo dare dei segnali che non siano solo quelli della repressione, come noi stiamo già facendo in certi ambiti, ma anche quelli delle prevenzioni secondo quelli che sono le indicazioni proprio dell'amministrazione. L'aspetto che la preoccupa maggiormente della nostra città per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda quello di vostra competenza? Io ho detto oggi che ci sono due fenomeni che sono abbastanza preoccupanti e riguardano soprattutto la sicurezza stradale, per quanto riguarda il numero di incidenti che sta aumentando a dismisura, per quanto riguarda la sicurezza urbana noi dobbiamo contrastare i fenomeni ad esempio come quello dell'accattonaggio con l'utilizzo di falsi sordomuti piuttosto di coloro che fanno delle truffe come è accaduto un qualche giorno fa. Solo in quest'ambito la polizia locale ha emesso 38 ordini di allontanamento nei confronti di altrettante persone. E sono quasi arrivati in Egitto i due ciclisti vicentini partiti alla volta delle piramidi, senza qualche difficoltà però, sentiamo. Ragazzi, spettacolare, oggi ci troviamo in un posto fantastico, unico. Volete vederlo? Eccolo, il lago salato di Tuz. Ragazzi, nonostante impreviste difficoltà, non si ferma l'avventura su due ruote di Nicola Gioppo, ciclista di Montecchio Maggiore, e Lorenzo Spadiliero, ciclista di San Pietro Mussolino. I due amici sono partiti alla volta dell'Egitto con l'obiettivo di raccogliere fondi per Michele Confente, 25enne montecchiano, che ad agosto dello scorso anno è precipitato per 200 metri mentre stava percorrendo la strada delle Gallerie del Pasubio. Da quel momento non ha mai ripreso conoscenza. L'impresa dei due eroi è quasi compiuta. Siamo entrati a Tel Aviv, siamo scesi fino ad Haxelon, costeggiando Gerusalemme. Siamo partiti il 4 di luglio, lo sapete, abbiamo 3.666 chilometri, ma viene fuori una bella avventura e tanta roba, abbiamo visto, abbiamo fatto di tutto. In Israele Nicola e Lorenzo hanno dovuto fare i conti con i numerosi checkpoint che hanno rallentato il loro viaggio. Ultimo tratto, strada vicino al confine con l'Egitto, siamo a sud dell'Israele, un po' di deserto, qualche coltivazione. Carri armati, in fila indiana, ce ne sono anche di qua della strada. Giunti al confine con la striscia di Gaza, i due ciclisti non sono riusciti a superare il checkpoint. Così sono dovuti tornare all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e da lì prendere un volo per il Cairo. Poi si torna in Italia e si pedala verso casa. Esatto.
ricordando che Michele Pedala è sempre con noi, ce la portiamo qua nel cuore, gli mandiamo messaggi, video alla mamma, così gli fa vedere che ci stiamo avvicinando al traguardo. Gli vogliamo bene. Per il discorso. È tutto esaurito ieri sera al Teatro Romano di Verona per Drusilla. Vestito lungo di raso, chioma biondo platino, un pianoforte a coda. Gli ingredienti per un classico show da diva d'altri tempi ci sono tutti, ma chi si aspettava solo canzonette e comicità è rimasto sbalordito. Drusilla Foer è un'artista a tutto tondo e l'ha dimostrato con il suo Eleganzissima al Teatro Romano. Uno spettacolo da tutto esaurito, attesissimo al punto che diverse decine di persone sono rimaste in lista d'attesa per acquistare all'ultimo minuto i biglietti non ritirati. Tutti in coda per lei, la signora altolocata e sagace, creata dall'attore Gianluca Gori, che non la considera un personaggio fittizio, ma un suo alter ego, un'altra versione di sé, con sentimenti, amicizie, talenti propri. E di talento Madame Foer ne ha da vendere, come dimostra coinvolgendo il pubblico e raccogliendo i suoi successi professionali, citando l'almanacco del giorno dopo. Giornata mondiale dell'uomo. Intrattiene il pubblico con canzoni inedite sui ritmi del swing, del tango, della samba, intervallate dai battibecchi telefonici con le amiche e la domestica Ornella, che l'hanno resa famosa sui social durante la pandemia. Non glielo posso passare, non c'è. Ornella, di Leo non c'è. Perché l'ho chiuso il camerino? Oddio, adesso tutte le furie sbrattate. Mi vede urlava, sbatteva contro la porta, a un certo punto mi ha anche detto vecchia stronza, come ha ragione, cretina, basta questo maschilismo anche sul palcoscenico, il nome sul cartellone è mio, io sono la sacra. E le punzecchiature al pianista Loris Di Leo e al sassofonista Nico Gori, che ricordano gli sketch con Amadeus sul palco di Sanremo. Ma poi Drusilla spariglia le carte e sorprende con monologhi intimi e drammatici sull'amore, la solitudine, perfino la malattia psichiatrica e la guerra. Un pugno nello stomaco, certe canzoni scritte per lei da Mariella Nava, Tricarico ed altri grandi artisti. E poi le struggenti, irriconoscibili cover di I Will Survive e I Am What I Am, due classici della disco music che diventano inni alla sopravvivenza e alla bellezza dell'unicità contro tutti i pregiudizi. Perché di Drusilla ce n'è una sola, come ricorda lei, ringraziando con sincera commozione un pubblico in piedi. Tutti noi siamo qualcosa di speciale. La prima edizione del TG Veneto News, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione con i programmi delle nostre reti. Arrivederci.